qui alla Domus Talenti, in questo evento organizzato per promuovere Mabonino Presidente, incontriamo Valeria Manieri, segretaria di Pari o Dispare, l'associazione di cui è presidente onorario Emma Bonino. E le chiediamo anche a lei, per sentire cosa ne pensa, come abbiamo chiesto agli altri ospiti, agli altri diciamo, personaggi che abbiamo intervistato qui, se questa volta, visto che non è una candidatura, non è la prima volta che è candidata a Presidente della Repubblica, questa candidatura ha qualche chance in più. Beh, non so se c'è qualche chance in più, però sicuramente è diversa dalle altre volte perché il periodo è molto più complesso e convulso, per cui quando ci sono situazioni troppo complicate normalmente anche nelle aziende si mette una donna al vertice per risolvere i guai che qualcun altro ha combinato. Io penso che la candidatura di Emma, ovviamente come segretaria di Pari o Dispari ti potrei dire che è una buona idea, perché anche perché è una donna, ma non solo perché è una donna, perché è la persona giusta, però ti dico che è la persona che ci vorrebbe a Quest'Italia, e come me penso che lo credano e lo sostengano milioni di persone in Italia, come vediamo anche in queste ore dalle migliaia di votanti che ci sono sui sondaggi del Corriere e altro. Penso che sia la persona giusta perché in questo momento l'Italia ha bisogno di una figura un po' super partes e capace di dialogare con tutto, e credo che Emma rappresenti proprio questo. Ci vorrebbe una figura che sia in grado di rimettere a posto l'Italia anche da un punto di vista di legalità e stato di diritto, ed Emma è la persona giusta. Se penso all'Europa non posso far altro che pensare e immaginare una Emma Bonino che parli distintamente con la Merkel o con altri leader europei, ed Emma è la persona giusta, è quella capace di riparlare, rimettere sul campo insieme all'Italia una proposta forte per gli Stati Uniti d'Europa. Se poi penso invece, mi volto verso il Mediterraneo, penso all'Euro-Mediterraneo, il Medio Oriente, il Nord Africa, Emma è la persona giusta perché è una personalità estremamente conosciuta in Medio Oriente, nei paesi arabi. Se poi penso anche alla sua esperienza di ministro e di commissario europeo, commercio internazionale, tutti conosciamo tutte le missioni che ha fatto e sono tutte andate diciamo, a buon fine, quindi anche per questo penso che sia la persona giusta. Avrei migliaia di ragioni per diciamo, non solo sfogliare il suo curriculum, ma non solo, e non credo che ci sia bisogno. E poi perché è una persona leale, determinata, cocciuta come lei stessa si definisce, anche perché è radicale, e penso che questi elementi siano quelli che oggi ci vogliono per rimettere in marcia il nostro paese, e quindi penso che sia la persona più capace e meglio adatta a garantire non lo status quo, perché è uno status quo che andrebbe cambiato e modificato, ma capace anche di far emergere le migliori risorse del nostro paese, e anche forse per rimettere in marcia la politica verso una buona politica. Valeria è appunto segretaria di questa associazione Pari o Dispare, che si interessa ovviamente della rimozione degli ostacoli alle pari opportunità, alle discriminazioni di genere. Voglio farti una domanda che ho fatto anche a Angelo Bandinelli. Secondo te, ovviamente tutto questo lavoro che si fa come comitato serve per veicolare un pochino questo interesse e questo sentito comune verso i grandi elettori. Ecco, nel momento in cui si dovrà votare, secondo te prevarrà più l'elemento nuovistico di Emma come donna, di una donna presidente, oppure verrà apprezzato il fatto che comunque sia Emma e non altra donna, il fatto che abbia un trascorso, anche perché si sono fatti i nomi anche di altre donne? Sì, allora, noi abbiamo inaugurato tempo fa una campagna proprio l'8 marzo chiedendo, con questo slogan: per una donna è più facile diventare cardinale o salire al Quirinale? Con questa domanda cercavamo di porre anche una, diciamo, una provocazione nell'opinione pubblica, ma anche per i politici. È ovvio che c'è un elemento di forte conservazione all'interno delle istituzioni e della politica italiana, che quasi sembrerebbe più facile che cambi qualcosa in Vaticano che diciamo nel nostro paese. È ovvio che secondo me i due elementi stanno insieme invece, cioè non sono elementi in contrapposizione, ma sono questioni che vanno bene insieme per due ragioni: perché quella donna è proprio Emma, e perché Emma non poteva essere che una donna in qualche modo, con questa determinazione e questa sua generosità
d'animo, penso, anche per tutto il suo trascorso politico. Penso che sarebbe la persona e la donna giusta per le ragioni di cui poco fa parlavamo. Credo anche che però ci sia un elemento utile, perché se si inizia a scorrere la lista del Presidente della Repubblica viene da dirsi e da chiedersi se c'è posto, se ci sia posto anche per noi. Al momento finora non è stato così. E penso che dopo secoli a tutti al maschile avremmo in realtà molto bisogno di mettere alla prova delle capacità femminili ad altissimi ruoli di leadership cosiddetta, ma grandissimi ruoli di responsabilità istituzionale. Non ci abbiamo mai provato, sarebbe il momento di provarci, perché è giusto e perché non se ne può più, ma è una garanzia in più sapere che è proprio Emma Bonino quella persona e quella donna capace di incarnare delle caratteristiche che ci vogliono in questo momento nel nostro paese. Grazie a Valeria Manieri, segretaria di Pari o Dispari, appuntamento su Liberi TV. Grazie ancora e auguri a Emma. O meglio, un bocca al lupo. Crepi il lupo e penso che a breve vedrete qualche altra cosa proprio da Pari o Dispari, perché ci sarà un altro video molto partecipato, sempre con le mitre cardinalizie. Grazie. Ciao.